Allora, stasera un bel Bologna, peccato che ha perso, una bella squadra comunque, mi sembra di aver capito. Poteva essere il salto di qualità, vero, perché andare a Milano a giocare come abbiamo giocato e uscire a mani vuote è un dolore. Sicuramente ci manca qualcosa nella testa dei giocatori, manca qualcosa forse in difesa, manca qualcosa che forse si costruisce nel tempo. Quest'anno va meglio dell'anno scorso, certo che stasera pareggiare a Milano sarebbe stato veramente una ciliegina sulla torta. A te quando è nata però la passione per il Bologna vera e propria? È innata, immagino. Io ho giocato portiere nel Bologna quando ero ragazzo, ho giocato nei Pulcini, poi fino a livello juniores, fino ad arrivare al nazionale juniores. Però contemporaneamente, sai, cantare e poi dopo andare a fare 5 allenamenti a settimana non funzionava. Mio padre non era un fanatico, sai, di quei genitori che dicono mio figlio deve fare, e nonostante fossi arrivato in nazionale, tutti quelli che erano con me sono arrivati tutti, io poi ho scelto la musica e forse ho fatto bene. Eh sì, è andata molto bene. Quindi è nata allora, poi ho sempre seguito, ho conosciuto tutti i grandi campioni del Bologna, anche le grandi disfatte, perché sono uno dei pochi che ha seguito il Bologna in Serie C. Crevalcore, Brescello, Leffe, quindi ho vissuto diverse morti e diverse rinascite, e adesso con questa dirigenza così importante mi aspetto qualche cosa che lascia un segno. Questa è una rinascita piuttosto solida, però, mi sembra di aver capito. Sotto il profilo progettuale direi proprio di sì, solo che sai, questa è una città che ha, avendo una qualità di vita alta, quelli del 64 sono ancora vivi e non fanno altro che chiedersi perché non può succedere di nuovo. Quando io ho incontrato Saputo e abbiamo familiarizzato, Joy mi ha detto: Andrea, posso chiederti un piacere? Dico, ma assolutamente, mi aiuti a convincere queste persone che sono qua così appassionate che il 64 è storia passata, capisci? È perché tutti parlano, qui gente parla di Bulgarelli come se avesse giocato ieri l'altro, capisci? E invece noi dobbiamo essere contenti di avere Verdi, Palacio e tanti altri giocatori, Donadoni e così. Sì. Per quanto riguarda appunto la tua carriera, allora all'inizio chi è che ti ha ispirato, a parte Joe Cocker che insomma durante ma tutto? Ma guarda, prima ancora, cioè io sai sono uno che è cresciuto con i dischi di jazz di mio padre e dello zio, anche perché per reazione, perché in radio c'erano tutte le canzoni sanremesi, tutte quelle mielose, melodrammatiche, e quindi per me quella era la musica. Quando è scoppiato il rock and roll, che era diverso dalla musica con la M maiuscola, però è stato uno scatto adrenalinico bestiale, ho cominciato a suonare la batteria e a cantare suonando il queste cose qui, e da lì è nato tutto un amore per la musica nera, perché già amavo i jazzisti neri, poi rock and roll man neri, e poi alla fine le cose sono andate avanti così, attraverso non mai scorciatoie ma strade contorte, e sono arrivato fino qua. Adesso sono alla vigilia dell'uscita di un nuovo disco, un disco secondo me che forse è il più bello che abbia mai fatto, e sono contento di questo tragitto strano, anomalo, che ha il jazz, il blues, il rhythm blues, il funk, il dialetto, ha tutto insieme, anche 5 Sanremo, quindi... Si può dire il nome? Del disco? Sì. Ancora no, perché c'è un titolo provvisorio, ah, okay. E quindi non vorrei...
Però il disco secondo me è bello, siamo appassionati, grandi musicisti, tutto suonato, niente elettronico, insomma una cosa proprio fantastica. Speriamo che si senta, ecco, che si possa sentire in giro, perché tu sai che sì. Se io ti chiedo come si chiama l'ultimo disco di Antonacci, magari non lo sai. No, purtroppo no. Perché in Italia è esploso il rock and roll e non il blues? C'è una ragione storica, c'è una ragione culturale? No, il rock and roll è stata una rivoluzione epocale, perché prima da allora non esistevano i teenagers, il blues c'era già prima. Quando è esploso il rock and roll, il mercato globale ha scoperto i giovani, che prima erano solamente un fastidio tra essere bambini e andare a lavorare, e quindi i teenagers erano proprio dei rompipalle. Invece il rock and roll gli ha dato un'identità nella moda, nel modo di pensare, gli ha dato anche uno spirito rivoluzionario. Il blues è un fatto culturale, è la musica degli ultimi, è la musica della gente sfruttata, che poi si è evoluta grazie ai grandi jazzisti del mondo, e quindi essendo un'espressione intellettuale difficilmente tocca la grande popolarità. Però quando tu senti un grande cantante blues, un musicista blues, quello sparecchia. Fai Capodanno a Torino, allo sì. Spazio 211, sì. Con Simone Cristicchi. Sì, noi, ma guarda, porterò su una formazione di musicisti che faranno solamente rock and roll e rhythm and blues, perché è l'ultimo dell'anno. È una delle feste più tristi della storia del mondo. Oltre i compleanni anche. Oltre i compleanni, i matrimoni, esatto. Funerali evidentemente. Però l'ultimo dell'anno, i trenini, le trombette, i cappellini, i coriandoli, sì, il divertimento obbligatorio. Paolo Villaggio è stato straordinario nel descrivere la tragica obbligatorietà del divertimento del veglione di San Silvestro. Ma se ci sono delle persone che hanno voglia di muovere le frattaglie, noi gli daremo su e giù per la vita, come si suol dire, perché faremo 40 minuti sparati, saremo su Sky, sì, faremo la mezzanotte su Sky, e sarà un modo piacevole per affrontare questo 2018. Che canale di Sky? Penso Sky 1, non lo so. A posto. Beh, ti cercheremo. Dovreste trovarmi.